un progetto nel quale i bambini della Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore di Campobasso Istituto Paritario sono stati protagonisti, loro e i misteri del capoluogo. Anche se molto piccoli, si sono avvicinati all'arte cinematografica e diretti da William Mussini, sono stati interpreti di un cortometraggio, progetto realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dai Ministeri della Cultura e dell'Istruzione, come è stato spiegato in conferenza stampa. È un progetto a livello nazionale che ha visto la nostra scuola aggiudicataria di questo bando, l'unica scuola paritaria del comune di Campobasso, ed è un progetto che ha sicuramente una valenza dal punto di vista della realizzazione finale, con questo corto che parla di una tradizione che per noi campobassani è fondamentale, però dietro c'è comunque un lavoro di formazione che hanno seguito tutte le docenti, perché ci sono stati degli esperti nazionali che hanno svolto delle lezioni su come interpretare il linguaggio cinematografico. Per insegnanti e bambini è stato un intenso percorso formativo alla scoperta della tradizione più sentita di Campobasso, la sfilata degli ingegni del Dizinno nel giorno del Corpus Domini. Ogni anno qualcuno si sempre proponeva di voler andare sui misteri, voglio andare maestra, come devo fare? Quindi questa è stata proprio l'occasione che abbiamo colto al volo per realizzare questo corto. L'idea è sorta proprio dal vedere i bambini protagonisti di questo sogno. Infatti il titolo del corto è Il sogno degli angeli. Il cortometraggio verrà proiettato martedì 17 nel pomeriggio alla ex GIL. Girarlo è stata una nuova sfida anche per un regista esperto come William Mussini. I bambini tutti, 60 e più, si sono comportati molto bene. È una storia un po' onirica. C'è un sogno che tre bambini di 60 vedono insieme, quindi condividono questo sogno e si immergono nel mondo dei misteri attraverso un viaggio, un piccolo viaggio che passa per il museo e finisce poi con la sfilata dei misteri.